oggi andiamo a realizzare questi guantini per un bimbo di circa un anno, 12 mesi. La lavorazione è molto semplice. Io ho deciso di decorarli con questi pompon. Voi potete anche evitarlo. Nell'altro video che vi inserisco in descrizione, nelle schede, io ho fatto le muffole antigraffio per i neonati. Questi invece riprendono il lavoro delle muffole, però sono muffole per bimbi già un po' più grandicelli, quindi con il pollice. Però evitiamo di fare le dita, perché diventa una cosa complicatissima far entrare il dito, ogni dito al suo posto, al posto giusto. Io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciarmi un like, attivare la campanella, che è importante perché vi aggiorna sui miei video successivi. Vi lascio al tutorial e spero che vi piacerà la realizzazione di questo lavoro e che vorrete realizzarlo anche voi. Lasciarmi qualche messaggio per farmi conoscere anche il vostro parere al riguardo. Grazie. Per realizzare i nostri guantini abbiamo bisogno di un po' di lana, di un uncinetto, di un paio di forbici, ago da lana, un marcatore e null'altro. Possiamo incominciare. Iniziamo con un cerchio magico. Quindi facciamo questo tipo di lavoro con il filato. Incrociamo, inseriamo l'uncinetto prendendo il filo che è legato al gomitolo e realizziamo la prima catenella, molto semplice. Dentro questo cerchio magico realizziamo 6 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 5 e 6. Alla fine tiriamo la codina chiudendo il cerchio e facendo sì che il lavoro si chiuda in questa posizione. Inseriamo l'uncinetto nel primo punto basso che abbiamo realizzato e chiudiamo con un punto bassissimo, così abbiamo 6 punti. Il prossimo giro invece vedrà raddoppiare i punti sul lavoro. Quindi, per farli raddoppiare, cosa facciamo? Prima una catenella, poi in ciascun punto ne realizziamo due, quindi facciamo un aumento in ogni punto. A fine giro ne avremo 12, quindi entriamo due volte in ciascun punto. Così, una volta, due volte. Arrivati a fine giro, ci chiudiamo come al solito con una maglia bassissima nel primo punto. Ora facciamo il nostro terzo giro. Dobbiamo fare un aumento, un punto sì, un punto no. Quindi primo punto senza aumenti. Qui nel secondo punto ne facciamo uno, quindi realizziamo due punti, quindi uno, qui due,
1, poi 2. Avremo così 6 aumenti e da 12 ci ritroveremo con 18 punti sul giro. Ci chiudiamo sul primo punto, come al solito, e cominciamo il quarto e ultimo giro di aumenti con una catenella ed un aumento ogni 2 punti. Quindi facciamo un punto, 2 punti, un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto del giro precedente, quindi un punto, 2 punti bassi normalmente e un aumento. Di nuovo, un punto basso normale, un punto basso normale e un aumento. Avremo 24 punti sul giro. Ci chiudiamo con una maglia bassissima nel primo punto e da ora in poi cominceremo a lavorare in cerchi concentrici senza inizio e fine giro, ma segnando l'inizio del giro con il marcatore. Dunque, inseriamo l'uncinetto nel punto dove ci siamo chiusi, realizziamo, chiedo scusa, è preferibile fare all'inizio una catenella, anche se sarà l'ultima che faremo, ma è meglio farla. Realizziamo il punto basso e lo segniamo con il marcatore. Questo punto ci indica che qui, quando siamo su questo punto, avendo fatto tutto il giro, abbiamo completato un giro. È importante perché dobbiamo essere sicuri di fermarci a fine giro. Dunque, ora continuiamo fino all'altezza desiderata senza più fare aumenti. Dunque faremo giri da 24 punti. Ecco, finito il primo giro senza aumenti, togliamo il marcatore, ci inseriamo nel primo punto del giro precedente e realizziamo un punto basso. Lo segniamo per indicare che è questo il primo del nuovo giro. Faremo questo per 12 giri totali. Siamo qui alla fine del 12° giro. A questo punto, questo è il marcatore, lo lasciamo un attimo lì e facciamo 4 catenelle volanti, 1, 2, 3 e 4. Contiamo 4 punti di base, quindi 1, 2, 3 e 4. Nel quinto realizziamo il punto basso e ricominciamo. Questo è il punto d'ingresso del pollice. Quindi abbiamo creato con 4 catenelle questo archetto di 4 catenelle e saltando 4 punti di base, abbiamo creato il foro da cui poi potrà accedere il pollice. Ora prendiamo il marcatore e lo spostiamo sulla prima delle nostre 4 catenelle. E questo adesso il nostro primo punto del giro. E continuiamo per altri 4 giri. Realizzeremo quindi un totale di 16 giri.
senza più modificare il numero dei punti. Quindi arriveremo a fine guantino con 24 punti. Sulle catenelle lavoriamo entrando nella catenella, non girando intorno. Quindi facciamo questo tipo di lavoro e lavoriamo 4 punti bassi sulle 4 catenelle, così. Perché è importante questo particolare? Perché poi ci servirà l'orlo lasciato libero dal punto per poter cominciare il lavoro per il pollice. Inseriamo il marcatore nel primo punto e continuiamo il giro normalmente. Arrivati alla fine, togliamo per l'ultima volta il marcatore del primo punto e inseriamo l'uncinetto realizzando una maglia bassissima. Questo semplicemente per posizionarci sul primo punto. Cominciamo il polsino con una catenella volante di 5 maglie. 1, 2, 3, 4 e 5. Realizziamo anche la sesta che ci serve per girare. Torniamo indietro a punto basso, così lavorati normalmente in questo caso. E fermiamo il primo giro del polsino nel punto successivo con una maglia bassissima. Ora passiamo al punto successivo ancora, maglia bassissima, giriamo il lavoro e cominciamo il lavoro in costa. Quindi prendiamo la costa retro, 1, 2, 3, 5 punti bassi nella costa retro dei punti del primo giro, catenella, giriamo e ricominciamo tornando indietro. Quindi 3. Quattro, 5 punti bassi in costa e inseriamo l'uncinetto nel punto successivo per fermare il polsino con una maglia bassissima. E ci spostiamo di un punto più in là per ricominciare il giro successivo. Quindi voltiamo il lavoro e realizziamo i nostri 5 punti bassi in costa. Quindi 2, cerchiamo di lavorare morbido per evitare che il guantino risulti troppo rigido. Ecco, vi faccio vedere il lavoro come viene. Ecco, proseguiamo così fino ad arrivare all'ultimo punto e vi mostro come cucire i due lembi. Abbiamo realizzato il polsino e siamo arrivati qui alla fine dove dobbiamo combaciare i due lembi dell'inizio e della fine del giro e cucirli. Entriamo nel primo punto, entriamo
Nel punto di fronte prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo la stessa cosa col secondo punto. Entriamo e chiudiamo a maglia bassissima. Il terzo. Ed il quinto punto, in modo da avere una chiusura pressoché invisibile. Ecco qua, è quasi completamente invisibile. Ora fissiamo il filo con un punto di sicurezza, tiriamo e tagliamo. Dobbiamo adesso realizzare il pollice. Per fare questo, semplicissimo, prendiamo di nuovo il nostro filato e dal dritto del lavoro inseriamo l'uncinetto nel primo punto che troviamo qui a disposizione. Recuperiamo il filo e lo facciamo passare attraverso. E facciamo una catenella. Ora entriamo nello stesso punto dove abbiamo realizzato la catenella e prendendo il punto realizziamo un punto basso. Andiamo nel punto accanto e inglobando la codina realizziamo un altro punto basso e di nuovo accanto un punto basso. Ora arrivati qui nello spigolo, nell'incrocio dei due lembi, quindi del lembo superiore e del lembo inferiore, tolgo un attimo la codina che ci dà impiccio e non. Ecco qua, siamo qui esattamente tra i due lembi, il superiore e l'inferiore. Entriamo qui nel punto laterale e realizziamo un punto basso. Entriamo nel punto successivo e facciamo un punto basso. E adesso abbiamo i quattro punti del lembo superiore e facciamo 1, 2, 3. E 4. Siamo allo spigolo dei due lembi dove abbiamo cominciato il nostro giro e facciamo un punto basso sul lembo superiore, un punto basso sul lembo inferiore. Avremo così un giro di 10 punti bassi, perché 4 punti al lembo superiore, 4 inferiore sono 8, e uno qui e uno lì sono 10. E faremo i giri concentrici senza né aumenti né diminuzioni, cercando di evitare che si formino dei fori. Così, punto su punto, per qualche giro. Penso che 3-4 giri possano bastare per dare la giusta altezza del pollice. E poi cominciamo con le diminuzioni. Quindi ci vedremo al momento delle diminuzioni. Fatti 1, 2, 3, 4 giri, cominciamo con le diminuzioni. Come fare per diminuire? Lavoriamo metà punto basso, un'altra metà punto basso e chiudiamo insieme. Poi ne lavoriamo
un paio normalmente. E poi di nuovo una diminuzione, quindi mezzo punto basso e chiudiamo insieme. Poi facciamo 2 o 3 punti normalmente. E di nuovo una diminuzione, quindi 1, 2 e chiudiamo le 3 asole insieme. Di nuovo 1, 2 e facciamo l'ultimo giro con le diminuzioni, quindi 1, 2 e chiudiamo 1 e 2, chiudiamo, il resto verrà chiuso ad ago, quindi facciamo il punto di sicurezza, chiudiamo. E adesso abbiamo completato il nostro lavoro, ci toccherà chiudere qui ad ago e con l'ago poi nascondere anche tutti i fili. Teniamo presente che il guantino è ambidestro, cioè non ha un senso, possiamo quindi farne due esattamente uguali. E possono essere usati per la mano destra e per la mano sinistra. Teniamo conto di un particolare. Se decidiamo di decorare il dorso del guantino, ovviamente dobbiamo posizionare la decorazione con un guanto rivolto verso destra e l'altro verso sinistra, per evitare di ritrovarci con due destri. Quindi solo nel momento in cui decidiamo di decorare, così come ho fatto io con questi due piccoli pompon, il dorso, dobbiamo stare attenti a posizionare il destro e il sinistro. Ora infilo l'ago e vi mostro come chiudere, il pollice. Con l'ago facciamo un passaggio tutto intorno all'orlo del nostro pollice, tirando il filo e quindi chiudendo la punta, così abbiamo chiuso la punta del nostro pollice, vedete? Ora inseriamo l'ago e cerchiamo di rigirare al rovescio il nostro lavoro, tirando il filo in modo da poter fermare agevolmente, e adesso fermiamo bene il nostro filo di lavorazione. Giriamo intorno, evitiamo di fare nodi che potrebbero dar fastidio al piccolino, alla piccolina che indosserà il guanto. Facciamo esattamente la stessa cosa per nascondere tutti i fili di lavorazione ed abbiamo completato il nostro guantino, che è davvero 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 carino.